Zero, ma io leggo di qua un altro evento che è effettivamente quello che vogliamo fare. E quando abbiamo chiesto di cambiare la legge elettorale, l'abbiamo fatto con il cuore e ci stanno pensando, sapete perché adesso ci stanno pensando anche loro a cambiare la legge elettorale? Perché hanno capito che con questa vinciamo e si sono messi paura, si sono messi sinceramente paura. Trovare là dentro un corpo estraneo, perché all'interno delle istituzioni i cittadini sono un corpo estraneo, signori, cioè non c'entriamo niente, ormai è diventato un leitmotiv, chiederò i diritti su questo niente ai colleghi quando lo diranno. Siamo un corpo estraneo, siamo quello che non si aspettavano. Tutto, noi siamo a Palazzo Madama, il Senato, è la culla del potere, è dove veramente camminavano tranquilli pensando che nessuno poteva andare a rompergli le uova nel paniere. A un certo punto siamo entrati in 50, siamo entrati con i jeans, siamo entrati con lo zainetto di Airola è famoso perché quando si incazza lui prende lo zainetto e se ne va dalle riunioni, combina un disastro. E questa era qualcosa che però non avevano preventivato. E allora succede che tu vai nella conferenza dei capigruppo, dove adesso per ancora 2 mesi, finché mi hanno incastrato a fare il capogruppo, ma come si dice, al servizio del movimento, al servizio dei cittadini, si fa anche questo, tu ti metti seduta, è davanti in fila Gasparri e il presidente Grasso, accanto alla De Petris, a seguire c'è Schifani, c'è Zanda, c'è tutto quello che prima di entrare là dentro guardavi con un po' di riverenza, perché è così che ci hanno insegnato, no? Allora loro erano la classe dirigente e noi eravamo il popolo, un popolo al quale piano piano è stato tolto sempre un po' di più e ti hanno lasciato che le cose che hai sono le uniche che puoi avere, devi ringraziare e non devi chiedere altro. Allora, se voi volete che questo sia il vostro paese, continuate così. Io vedo che avete un grande obiettivo da quest'altra parte. Avete un paese che potete riconquistare, a maggio andate alle comunali, giusto? Io, a giugno andate alle comunali, potrebbe essere un'estate nuova che date a voi e che date anche a noi, perché quando lottiamo là dentro e li avete sentiti a uno per uno, non c'è bisogno della televisione, questa è informazione. Questo che vi hanno detto sui DDL che presentiamo e che non ci faranno mai passare, tutto quello che può fare il Parlamento in realtà in questo momento non lo sta facendo, c'è un governo che dovrebbe essere il potere esecutivo, quello che mette in pratica ciò che il Parlamento dice, un Parlamento che dovrebbe essere dei cittadini ma che ora non lo è più e funziona tutto al contrario. Allora, noi non riusciamo a produrre disegni di legge perché tanto non ce li discutono, li presentiamo e li mettono lì in un cassetto, in compenso c'è un governo che ci dà un decreto legge, urgente. È tutto urgente in questo paese e di urgente non si sono reso conto che c'è un paese che non c'è più. Io le vedo le persone, le vedo perché vengo da un quartiere popolare, le vedo le donne di 70-80 anni che aspettano che finisce l'orario per andare davanti alla frutteria e prendere la frutta che è rimasta. Signori, questa è l'Italia che ci troviamo in mano. Vedo i ragazzi che non vogliono più andare a scuola perché ormai l'unico mestiere che si può fare è andare a fare Grande Fratello o la velina. Non c'è più la voglia di studiare perché tanto che studi a fare? Dopo che ti sei preso una laurea o conosci Tizio, Caio e Sempronio, conosci. Siamo un popolo che deve conoscere per avere visti i propri diritti. Chi li mandate a fare a scuola i vostri figli? Allora fate una bella cosa, continuate a chiedere, e non dico a voi che avete alzato il culo dalla poltrona, vedo qui delle persone non neanche giovanissime, e questa è la cosa più bella, ci dicono che i ragazzi ci seguono perché sono su internet, ma noi non arriviamo alle persone di una certa età, perché le persone di una certa età si sono accomodate, si sono messe sedute sulla poltrona, si guardano la droga quotidiana di Canale 5, di Italia 1, di Rete 4, sono tutti uguali, e poi aspettano. E ti guardano e ti dicono, ah, ma tu che hai fatto? Io ti ho dato il voto e adesso tu che hai fatto? E non me lo dare se pensi che poi io devo fare qualcosa per te. Io faccio qualcosa con te, non per te. La faccio per me, ma la dobbiamo fare insieme. Ed è una rivoluzione culturale, ed è quello che non si aspettavano. Che dietro tanto populismo, come hanno voluto continuare a far credere che fosse Grillo, che fosse quello che diceva, in realtà non era populismo, era un popolo. Io l'ho detto alla fine di un discorso, signori, questo... I governi, il popolo non dovrebbe aver paura dei propri governi, sono i governi che dovrebbero aver paura dei propri popoli, se questi popoli si svegliano, se questi popoli hanno voglia ancora di recuperare un paese, ed è recuperabile, basta un po' di buonsenso e di volontà.
Se le cose non accadono, se non ci sono i soldi per il reddito di cittadinanza, come continuano a sputtanarci su tutti i giornali, è perché li stanno destinando a qualcos'altro. A noi stanno chiedendo di essere sottomessi a un'Europa che vuole fare dell'Italia mano d'opera. Noi dobbiamo diventare la mano d'opera del Nord, dobbiamo diventare il porto per far arrivare tutto senza chiedere niente. Quando noi abbiamo detto che c'era un problema, e voi lo conoscete bene il problema, non è perché siamo i populisti, che non vogliamo gli immigrati, e se fosse regolamentata per noi sarebbe anche meglio tutta questa storia, ma abbiamo detto non possono appartenere a noi. Allora che facciamo? Noi apparteniamo all'Europa quando gli dobbiamo dare 15 miliardi per il MES, però non apparteniamo all'Europa quando arrivano dei disperati e siamo solo noi a doverli gestire. E non funziona così. Adesso non stanno aspettando altro. Perché non cade questo governo? Perché c'è il semestre europeo. È l'unica cosa che gli interessa. Vogliono andare là dentro e continuare a fare di questo paese, scusate il termine, marchette, a vantaggio non di nessuno di noi, a vantaggio di pochi poteri, a vantaggio delle banche. Gli unici soldi che abbiamo visto stanziare dentro la legge di stabilità sono per le banche. Ma se poi le banche dessero quei soldi alle piccole e medie imprese andrebbe anche bene, ma li tengono lì stretti, siamo in mano agli strozzini. Abbiamo perso il diritto di stampare moneta per chiederla in prestito e poi restituirla con tanto di interessi. Non funziona così, questo non è uno Stato, questo è un'azienda, e io finché mi sarà possibile voglio continuare a far parte di uno Stato. Le aziende ce l'hanno in mano in pochi e penso che sia anche ora che mollino il bottino e che lo restituiscono al popolo. E grazie per essere qui con noi oggi, grazie mille. Grande Paola!